Allora, noi facciamo questa intervista appunto per Orizzonte Zingonia, per il progetto Orizzonte Zingonia, e volevamo chiederle dei suoi pensieri su Zingonia. Innanzitutto possiamo chiederle il nome, potrebbe dirci il suo nome. Pietro Togni. Lei non è nativo di Verdellino, giusto? No, Treviglio. Interviglio. Però sono originario di Calcio, cioè tutti i miei genitori, nonni, sono sepolti a Calcio. E se dovesse dire una differenza tra questi due paesi, una cosa che l'ha colpita di più magari restando a Verdellino rispetto che a Treviglio? Treviglio è già abbastanza grandicello e viaggia un po' staccato dagli altri paesi della Bergamasca, tipo quelli che sono molto più chiusi. Per cui è già un po' comunque una mentalità aperta. A Zingonia è obbligatorio avere una mentalità aperta perché si ha a che fare con il mondo intero. Ecco, Certo. questa è la prima cosa che si nota abitando qui. E poi che qui uno viene a abitare tranquillo, si fa gli affari suoi, si fa gli amici se vuole, così via, mentre nei paesi piccoli tutti sanno Tutto di e tutto, mentre qui uno tutti. Sta tranquillo. sì, poi mi sono sentito anche, io vivo qui da 20 anni, mi sono sentito accolto, cioè qui probabilmente c'è proprio l'abitudine ad accogliere persone, per Persone. cui io mi sono sempre sentito come se fossi a casa mia. Lei si ricorda il primo giorno in cui è arrivata a Verdellino? Cosa ha Allora, provato? in realtà io ho avuto sono arrivato a Zingonia, ma sotto il comune di Osio, Osio. perché avevo comprato una casa vicino all'ospedale, Ok. e quindi in realtà sono venuto qui ad abitare quando mi sono sposato nel 96, però sempre sotto il comune di Osio. Sotto il comune di Verdellino sono arrivato nel 2006, quando, dopo che era morto mio suocero, abbiamo costruito una villetta in cui ci abitiamo io e la mia famiglia e sotto mia suocera. I luoghi di Verdellino che lei frequenta maggiormente, Verdellino Zingonia si intende. Frequento di più sicuramente l'oratorio, la chiesa, il parco. E se lei dovesse raccontare ad un estraneo, dovesse presentare ad un estraneo Zingonia, Verdellino, cosa direbbe? Direi che è un posto meraviglioso, meraviglioso perché è come vedere l'arcobaleno con tanti colori, anzi, l'arcobaleno è solo di sette. Zingonia ne ha molti più, in cui si può incontrare anche la persona più impensabile senza nessun problema, sembra di essere un mondo nel mondo. Certo. E quindi se lei per qualche strano motivo dovesse lasciare Zingonia, se un giorno le dicessero lei deve lasciare Zingonia, deve andare da un'altra parte, cosa le mancherebbe di più? Mancherebbe di più tutto quello che ho appena detto, nel senso che dipende da dove vado, perché se vado a abitare al mare, ovvio che è meglio. Poi dico, se vado in un paesino, penso che rimarrei molto amareggiato. Io ho una sorella e un fratello che abitano a Calcio, e io se andassi a abitare lì mi sentirei un po' soffocato, sinceramente, Certo. abituato qui a poter dire e fare, nell'ambito delle leggi, naturalmente, quello che credo sia giusto. Certo. E se lei ci dovesse parlare un po' del suo pensiero, di come la pensano gli altri in questo momento, di quello che si è diffuso anche fuori di Zingonia. Fuori di Zingonia, ma io dico la verità, ho un po' rinunciato. All'inizio mi arrabbiavo quando dicevano ma Zingonia qui, Zingonia là, e cercavo di spiegare, però vedevo che non capivano. Allora a un certo punto ho detto,
lascio perdere, tanto se hanno una mentalità ottusa è inutile, io la sto bene, vado avanti, quello che mi interessa è che Zingonia vada bene. Per cui dicono tutto quello che c'è voglia, ma ti posso assicurare che io sto molto meglio a Zingonia che a Treviglio, per esempio, dove tra l'altro ci sono anche parecchi problemi per via dei call center e così via. Beh, detto per inciso, per cui ognuno c'è. Certo. Si potrebbe anche chiudere qui se vuole. Sì, sì. Perché domande. Basta. Grazie mille. Prego.